dietro le quinte della storia, vedere come questa viene organizzata e confezionata attraverso il lavoro sulle fonti. Diciamo meglio, qui dietro le quinte è un po' come fare nelle cucine, a vedere quello che vuole in pentola e a vedere soprattutto come le ricette vengono organizzate e fatte. In questi giorni abbiamo parlato di diverse fonti, dalle visite, orali, a quelle alle testimonianze scritte. Oggi invece ci occupiamo di cinema. Ci occupiamo di cinema e abbiamo qua con noi due colleghi della scuola Oratorio Dominani, entrambi docenti di storia, che si occupano appunto di tanto di storia e ci fanno vedere come è possibile lavorare e se è possibile lavorare con un film di fiction come fonte storica. Su questo c'è una letteratura vastissima, ma il problema di poter incastrare il caso all'interno dei movimenti migratori e quindi come un film di fiction è spendibile dal punto di vista della riflessione storiografica sui movimenti migratori e soprattutto quali possono essere le implicazioni didattiche per questo, ossia in che modo è possibile e attraverso quali strategie arrivare a comunicare parte della riflessione storiografica sulle migrazioni attraverso un film di fiction. È per me un grande piacere e un onore per presentare i miei colleghi qua a questo tavolo oggi pomeriggio, anche perché inauguriamo fra l'altro un primo momento di collaborazione tra l'Archivio Libero della Scrittura Popolare, che è l'organizzatore del cantiere dello storico, e il laboratorio delle tecnologie didattiche, la scuola Oratorio Dominani di Genova. Quindi cerchiamo di costruire un legame forte proprio tra la riflessione sulle fonti storiografiche, la scrittura popolare, le testimonianze scritte della gente comune e la possibilità dell'uso didattico di queste fonti. Questo è il primo momento di collaborazione tra queste due istituzioni ed è un grande onore presentarlo, perché siamo colleghi e collaboriamo insieme alla scuola. Non voglio togliere tanto tempo alla loro presentazione, che sarà interessantissima, e gli passo immediatamente la parola. Grazie Federico, che ci ha già presentato. Siamo due professori di storia a Dominani. Abbiamo la fortuna di avere anche questa possibilità di fare ricerca, azione sulle iniziative didattiche che facciamo. Il nostro laboratorio, la nostra presentazione oggi è un po' particolare in quanto parte da un'esperienza realmente realizzata in classe, anche se in un contesto un po' diverso, cioè noi non abbiamo proposto un'attività di visione, di lettura, di interpretazione di questo film che andiamo a proporre in un laboratorio storico, quanto in un altro ambiente, diciamo in un'altra attività che da tanto tempo viene proposta nella nostra scuola. Quindi la prima parte della nostra presentazione sarà effettivamente l'attività che abbiamo realizzato. La seconda parte invece verterà più su una rielaborazione, una riflessione che abbiamo fatto su come potrebbe in realtà essere usata questo film, questa attività, proprio invece in un cantiere dello storico, per riprendere un po' il nome di questo ciclo di seminari. E quindi abbiamo provato a ipotizzare, a elaborare anche dei documenti didattici, facendo delle riflessioni su proprio come il cinema può essere usato come indagine delle fonti, indagine storiografica, e come può stimolare i ragazzi in una riflessione piuttosto approfondita su vari eventi, in questo caso sulla storia delle migrazioni. Quindi noi abbiamo iniziato un po' ponendoci queste domande, come diceva Federico. Molti di questi quesiti hanno grosso riscontro nella letteratura pedagogica della storia, e quindi ci siamo chiesti innanzitutto: può essere uno strumento efficace un film? A quali condizioni? Questa è una domanda molto interessante, perché appunto ci si chiede se solamente i film tipo documentaristico possono essere utilizzati, oppure invece se anche film fiction. E ovviamente noi proponendo questo film abbiamo già dato una risposta, cioè noi pensiamo che sia anche molto importante confrontare, fare agire fra di loro film fiction. Quali rapporti ha la storia con il cinema? Solamente una storia è un vedere, un richiamare eventi che sono già studiati sul libro, che sono già discussi, oppure ha anche altre funzioni.
Ogni film ambientato nel passato può essere considerato un film storico, oppure bisogna fare invece una selezione, una cernita e cercare di analizzare quali sono i criteri per poter realizzare un film storico. Queste sono un po' le domande che ci siamo posti all'inizio proprio del nostro lavoro, della nostra presentazione. Passo quindi a spiegare, ci sono molti colleghi da Milano che la conoscono già benissimo, ma magari per quelli che invece non conoscono questa iniziativa didattica molto interessante, la presento brevemente. Intanto è un'iniziativa a carattere interculturale, Cineforum Interculturale, Storie intorno a noi, è un'attività laboratoriale, quindi prevede anche l'utilizzo di ambienti diversi dalla classe. È un'attività che da quest'anno, un po' sperimentando, abbiamo proposto con un gruppo aperto in cui confluivano due metà classi. È un'iniziativa interculturale, quindi che nasce anche per mettere in relazione genitori provenienti da diverse culture presenti sul nostro territorio, e appunto per questo ha una coda, questa attività, un cineforum che viene proposto alle famiglie, un cineforum però che ha una forte valenza didattica, in quanto sono i ragazzi a presentare il lavoro fatto in classe, ma poi anche i ragazzi a condurre la discussione. Questa è un'attività che ha avuto anche un riconoscimento in Gold, che è un sito che premia iniziative didattiche di un certo valore e che viene sperimentata da diversi anni nella nostra scuola. Noi abbiamo lavorato appunto facendo vedere due film in ogni gruppo di classe aperta, in ogni gruppo di studio, e i ragazzi, dopo aver visto i due film, dopo aver realizzato, dopo aver avuto anche un'introduzione sul linguaggio cinematografico, hanno poi scelto, hanno votato quale dei due film secondo loro era più adatto una presentazione, una serata di conclusione, e nel nostro caso hanno scelto proprio il film di cui ora andiamo a parlare. È stato anche piuttosto bello, diciamo, assistere alla discussione, assistere alla votazione finale, e quindi poi l'attività conclusiva con i genitori è riuscita anche piuttosto bene, anche in maniera buona. Però concludo dicendo che questa diciamo, attività che ho presentato non era pensata per un laboratorio storico, quindi noi abbiamo poi lavorato cercando di introdurre invece gli spunti per far lavorare i ragazzi come piccoli storici. Queste sono alcune delle schede di lavoro che noi abbiamo proposto a dei sottogruppi, diciamo, a dei gruppetti su alcuni temi un po' trasversali all'interno di questo film. Il film poi ne parleremo, quindi meglio anche un po' la funzione di queste schede. Per esempio, in queste erano 5 gruppi. Simone, che è uno dei due protagonisti, sotto di nuoto, i rapporti fra i migranti che si vedono nel film, gli oggetti simbolici, secondo me c'erano degli oggetti con una valenza molto importante anche per una trama, per trarre dei fili rossi per tutto il film, una scheda di approfondimento sulle leggi dell'immigrazione e una scheda invece su la famiglia di Mina, una famiglia curda che è già arrivata in Inghilterra, la meta finale, diciamo, del viaggio dell'altro importante protagonista. Andiamo quindi a vedere la prima scheda, che è quella sull'immigrazione. La prima parte di questo laboratorio tocca, riferisce gli aspetti del lavoro che abbiamo realizzato a scuola, quindi non ancora un laboratorio storico, ma come potete anche vedere dai punti sulla slide, aspetti di un quadro interculturale sul quale vogliamo far riflettere i nostri alunni. In realtà la parte preliminare del lavoro riguarda soprattutto l'attivazione di competenze di analisi del film, in base alle quali i ragazzi riescono a riconoscere quali possono essere
i ragazzi, dopo aver sentito, aver analizzato varie volte, aver sentito varie volte questo elemento, riescono a capire, anche senza parole trasmesse verbalmente dal film, volute dal regista, riescono a capire questa situazione. Lavoriamo molto sull'integrazione di questi linguaggi e cerchiamo di aiutare la sensibilità di ciascuno ad allargare questo aspetto, questa attenzione alle sensibilità che non sono solo legate alle discipline fondamentali, quelle che si trovano molto più di scuola e molto forte. Quindi noi lo abbiamo i nostri colleghi, noi siamo i nostri colleghi che abbiamo molto tempo sulla potenza del linguaggio artistico, del linguaggio musicale, del linguaggio corporeo. E in questo film abbiamo voluto ulteriormente attivare questa loro competenza. Abbiamo lavorato molto sulla, come dicevo prima Andrea, sulla costruzione del significato, lavoro di gruppo a classe aperta, hanno soprattutto questa finalità, cioè quella di costruire e di condividere insieme delle idee e di costruirne altre proprio a partire dall'idea che ciascuno di loro aveva. Questo si può vedere molto bene in una delle schede che erano proposte, che sono quelle indicate qua accanto. Una di queste è quella sulle leggi, un'altra di queste che analizziamo principalmente quella delle, che riguardava le leggi sull'immigrazione. Lei adesso ve la fa scorrere e voi guardando sulla un'occhiata superficiale potete certamente rilevare che c'è una nostra attenzione alla comunicazione, alla relazione con i ragazzi. Abbiamo voluto sottolineare l'aspetto di imparare e imparare, che è una delle caratteristiche di questo laboratorio, cioè di rendere i ragazzi consapevoli degli strumenti, del supporto di cui hanno bisogno. Come detto prima, è importante il lavoro collaborativo e il dibattito, che noi consideriamo un importante strumento di cittadinanza attiva, per cui alcune parti delle attività iniziali sono proprio gestite in gruppo dai ragazzi con molta autonomia. Intorno a questi argomenti che avete visto, dibattendo e discutendo le problematiche. Alla fine chiediamo una sintesi delle idee emerse, perché tutto quello che è stato detto non vada disperso, non rimane in memoria, e facciamo in modo che l'organizzazione dei pensieri serva per una forma di comunicazione al resto della classe, poi ci sia poi un'interazione a posteriori successivamente in merito alle considerazioni fatte dai membri. Un'altra scheda che abbiamo proposto è questa, è insomma piccola ma perché mi parlo un pochino a voce, e anche qua vale tutto quello che ha già detto Enrica sulla metodologia. Dico solo che il nostro obiettivo era proprio di analizzare la figura di uno degli istruttori di nuovo, uno dei due personaggi, in particolare nello svolgimento, nella costruzione della sua personalità nel posto. Questo è un aspetto che ci è sembrato molto, molto particolare di questo personaggio, quindi abbiamo preparato questa tabella chiedendo di compilare un po' come aiuto per una discussione. Questo è un aspetto che noi abbiamo fatto emergere nel lavoro con i ragazzi, ma che poi anche nella nostra rielaborazione di questa possibile unità di apprendimento ci è servito, ci è sembrato utile anche al fine poi di lavorare più sulla scuola. Per arrivare a Londra, dove vive già Nina, che ho accennato prima Andrea,
la ragazza di cui è innamorato vuole raggiungere un fine di congiungimento. Quindi. E quello che noi analizzeremo soprattutto in questo film è l'impatto, è l'incontro fra Bilal, il nome del ragazzo, e la città di Calais, nelle sue diverse forme, le istituzioni che lo accolgono, tra virgolette, i singoli cittadini e poi Simone. Vediamo un trailer di 5 minuti per cominciare a familiarizzare con per curiosità, vorrei sapere se qualcuno di voi ha già visto questo film, tanto per regolarci. Potete alzare la mano se qualcuno l'ha visto? Grazie. Storiografico invece è già un livello un pochino più successivo di analisi,
che si può fare un discorso su un fenomeno, su un evento, e si può proporre una ideologia, si può cercare di ricostruire coscientemente, o forse a volte anche non del tutto coscientemente, ma sicuramente quando uno fa si approccia al film con un intento storiografico deve avere un certo grado di consapevolezza. Qua ad esempio, sempre con la città aperta, può essere quello della proposta che Rossellini fa di una lettura in cui diversi componenti del Comitato di Liberazione Nazionale devono, secondo lui, cooperare, presentarsi in un partito unito alle elezioni. Quindi questa è la sua proposta, invece altri storiografi, altri storici proponevano invece una separazione delle varie componenti del CNR. Questa componente, fin come documento storiografico, è ancora più interessante di un film di fiction. Ad esempio, in due film che parlano entrambi parlano di centri popolari nel periodo del fascismo, per esempio Cronaca di poveri amanti di Pizzani, oppure Una giornata particolare di scuola, entrambi propongono una lettura in parte contrastante del ruolo delle classi popolari durante il fascismo. Una prima lettura, quella del film di Zani, propone di fatto la storiografia legata al partito comunista, quindi le masse centri popolari come fortemente antifascisti, mentre invece Una giornata particolare di scuola si indaga l'impatto dei mezzi di propaganda del fascismo anche sulle classi popolari, quindi anche parte della loro condivisione. Quindi proprio in un film di fiction come può essere quello che abbiamo analizzato noi, questa prospettiva ci sembrava interessante. Un terzo livello di analisi è film come agenti di storia, un film cioè che risponde ad un'idea forte sul mondo, sulla società, e che sicuramente non necessariamente emerge da un documentario, ma anche un documentario, non solo emerge un documentario, ma anche in un documentario può essere proposta una visione forte del mondo, in un film di fiction, ma anche in un documentario. Questo serve perché il regista, ma non solo il regista, tutto il gruppo collabora alla costruzione di un film, ha un'idea e vuole proporre questa idea proprio anche per cambiare la mentalità delle persone, per cambiare le azioni, possiamo anche dire, delle persone nel corso della storia. Quindi questo è il livello di analisi più alto, magari anche più complicato da far capire dei ragazzi, ma è un livello di indagine che ci sembrava molto stimolante. Per esempio nel film Roma città aperta di Rossellini possiamo pensare che la caratterizzazione, la costruzione dell'SS, del generale dell'SS, ha contribuito a formare nella mente dei lettori, di leggere le storie, ma anche semplicemente di chi si accosta ai eventi del passato, un'immagine molto ben definita del generale nazista, comunque del militare malvagio che non esita a sparare a dei civili, e quindi ha contribuito a formare un'immagine e una mentalità. Questi sono poi tre livelli che noi abbiamo pensato di usare anche in un'eventuale proposta. Sì, rispetto al passaggio precedente, quello che abbiamo mostrato in merito al film, all'analisi del film in forma di comunicazione, quindi è evidente c'è una difficoltà ulteriore, quindi cerchiamo di analizzarla, il film a questo livello proprio non per sezionarlo come facevamo precedentemente, per andare a capire come sono, come vengono comunicati certi messaggi attraverso strategie, artifici tecnici. Cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi e attivare la loro sensibilità critica, migliorare la loro sensibilità critica, quindi se quando si trovano davanti al film fiction, cercare di fare in modo che capiscano quali sono gli elementi di realtà, quali sono gli elementi di finzione, quali sono gli elementi ulteriormente che il regista ha inserito, il regista o il produttore o quello che fossero inseriti con l'opinione pubblica, per altri versi, molto che fossero
inseriti e per quali scopi. Quindi probabilmente questo livello tocca soprattutto ragazzi un po' più grandi. Infatti un'altra precisazione che volevamo fare è che all'interno di questa selezione del laboratorio cerchiamo di proporre attività didattico che possono essere adeguate a diversi livelli di scuola, perché non sapendo che sarebbe stato subito il nostro titolo, abbiamo cercato di fare in modo che ognuno potesse poi tornarne con un'idea utile per la propria attività di lavoro. Ok, allora partiamo con la prima sezione delle tre, film come fonte storica. Noi abbiamo cercato di medesimarci in una situazione didattica, in una classe. Il film, come abbiamo appena visto, ben accennato, tratta un evento comune, contemporaneo, apparentemente con la crisi che tutti i giorni succede, succedono fatti di questo tipo. Ormai un passo che è quasi osservato, quindi non si è accompagnato da eventi tragici, come succede di tanto con i recenti dei battoni, nel intorno di Napoli. Al centro dell'attenzione c'è una vicenda personale, una vicenda scritta, contingente, riguarda due persone anonime, non sono persone note. E quindi immaginiamo che la prima domanda che noi porremmo ai nostri alunni, se si trattasse di ragazzini di fine scuola primaria, di fine scuola secondaria, di scuola media, potrebbe essere: ma il film tratta veramente un fatto storico? Questo film è un film di fiction, ci dà informazioni storiche? Noi immaginiamo che se avrebbe una discussione ci sarebbero probabilmente posizioni differenti, alcune affermative, altre negative. Qualcuno potrebbe dire sì, sono fatti che succedono, quindi storia. Qualcun altro potrebbe invece dire no, la vicenda di persone comuni, delle persone comuni non fanno storia, oppure una vicenda inventata, quindi non è storia. Allora ci siamo chiesti come possiamo fare chiarezza, come possiamo costruire una posizione corretta, a quali condizioni quindi si può parlare di fatto storico. Riprendiamo rapidamente il percorso che noi facciamo come ragazzi a questo proposito. Un fatto, un evento, rientra nella storia. Allora rientra nella storia se lo storico fa parlare, cioè se prende in considerazione una traccia, una qualunque traccia lasciata da un qualsiasi evento, e la trasforma in fonte, in grado di dare informazioni. Lo storico in questo caso fa un'operazione di scelta, un'operazione di interpretazione di un fatto. Ma tutti i fatti avvenuti sono storici? La fine dei dinosauri, ad esempio, è un fatto storico, perché molti di noi ricorderanno i manuali in cui i fatti che hanno la storia dei dinosauri ricorreva nella parte iniziale, soprattutto nella scuola elementare. Ci siamo fatti aiutare da Bloch, che una frase molto suggestiva che proponiamo, dice no, la storia è storia solo se c'è l'uomo, solo se c'è vita, in realtà la storia sono due, se lasciamo qualche secondo alla nostra lettura. La storia è come l'otto della fiaba, è una frase che lascia molto, molta suggestione alla nazione. Ma ancora, un fatto avvenuto ieri, appena ieri, è storia o cronaca? Locke dice, è l'ultimo fotogramma, è l'ultimo fotogramma di una storia lunga, e in questo caso anche Rodin è d'accordo, e dice solo se c'è il tempo, se c'è il tempo che è qualcosa come che somiglia alla terra, che si avvinghia alla zappa del giardiniere, così il tempo è bello storico. E quindi all'interno della sua, del suo studio sul tempo breve, lento, tempo medio, la congiuntura, tempo lungo, la struttura fa un'affermazione che è significativa per la nostra risposta alla nostra domanda. Per chi vuole comprendere il mondo è importante rilevare l'evento particolare, ma poi rifarlo insieme, non perdere di vista insieme. Allora, questo film di fiction, in quale insieme lo possiamo inserire, o perlomeno gli eventi che possono essere storici all'interno del film, in quale insieme possiamo inserirlo? È una storia che evidentemente non è reale, ma può essere assunta a vicenda emblematica di un fenomeno, che è il fenomeno del corpo, il fenomeno dell'immigrazione contemporanea. Quindi la vicenda è inventata, ma il fenomeno è reale. Possiamo aiutare i nostri ragazzi a capire meglio la situazione, cercando di farli distinguere però da questo film quali sono gli aspetti di realtà e quali sono gli aspetti di invenzione. Gli aspetti di invenzione sicuramente sono molti, quasi tutti, i personaggi, le loro caratteristiche, la relazione fra l'immigrante, il suo struttore di moto e molti altri. Tra gli aspetti di
in realtà sicuramente è evidente il fenomeno delle migrazioni contemporanee che si contestualizza in alcuni momenti. La città di Calais, la città che è effettivamente una sede importante all'interno del movimento migratorio, proprio per la sua vicinanza alla costa inglese, vi era ancora fino a pochi anni fa un centro di permanenza, questa poi eliminata una costruttura liberalizzata per questa ragione. E, ci sono nel film alcune strutture istituzionali, in particolare riferimento ad alcune leggi che sono state emanate nel periodo di Sarkozy, per il primo ministro e non presidente. Quindi dicevamo di rilevare in particolare il provvedimento all'interno dell'insieme, l'insieme al fenomeno delle migrazioni che possiamo distribuire in diversi periodi storici, nella scuola media, ma ormai diciamo dalla nuova cronologia che viene proposta dai centri di allenamenti, dagli ultimi anni della scuola primaria, delle migrazioni all'interno dell'antichità, dal paleolitico alla ricerca del territorio migliore, delle migrazioni in epoca dell'impero romano, quando i travigoletti barbari si avvicinavano ai confini dell'impero e penetravano la colonizzazione, la tratta di schiavi, migrazioni recenti, per il ciclo del XIX e XX secolo, quindi l'Italia era terra di esportazione. Stagionali, di lavoratori del settore di alimentazione, dell'edilizia, eccetera.
Inoltre ha appunto proposto questo concetto di condizione di integrazione. Questo poi anche nei ministeri successivi, quelli che lui ha voluto fortemente diventando Presidente della Repubblica, è stato chiaro, cioè il fatto di creare proprio un ministero dell'identità dell'integrazione, dell'identità francese, ha proprio voluto dire questo, cioè creare dei metodi per capire chi veramente ha diritto a entrare in Francia. Quindi ha fatto sì che la carta di residenza che prima veniva data per favorire l'integrazione non si desse più, ma che occorresse fornire delle prove, dimostrare di avere il diritto di vivere in Francia. Parimenti, quindi parallelamente a questi concetti nuovi sulla migrazione, sull'idea di migrazione in Francia, ha proposto una vera e propria società di polizia, come la definiscono alcune delle fonti che abbiamo trovato per poter spiegare questo concetto. La cosa importante è, in primo luogo, che si tratta di misure del tutto simili a quelle italiane, quindi l'aumento di giorni di detenzione, la creazione di altri centri di detenzione temporanea, come quello che sono in Italia, che si è chiamato con altri nomi, schedature per coloro che fanno richiesta anche di visti o che intendono di avvicinarsi alla famiglia, ma cosa altrettanto particolare e importante anche una serie di misure per in qualche modo schedare, comunque ostacolare il lavoro di volontari che invece hanno un'idea di accoglienza diversa. Questo è un elemento che nel film si vede chiaramente, quindi ci è sembrato proprio utile proporre una scheda di analisi particolare sull'approccio, diciamo così, l'approccio francese di questo periodo sull'immigrazione. Queste sono due slide molto semplici, ma da poi ci sarebbe da parlare su tutto il periodo in cui Sarkozy diventato Presidente della Repubblica, ha ulteriormente approfondito questo concetto, rendendolo anche più severo, più drammatico in certi casi, con i suoi tre ministri dell'interno che si sono alternati fino a questo momento. Vediamo allora adesso di entrare nella seconda sezione, quella che riguardava il film come opera storiografica, che abbiamo titolato in questo modo, e qui anticipiamo, tanto che ci saranno anche alcune scene del film e di altri film, di un altro film, a intervallare le nostre considerazioni. E poi attraverso questa analisi noi cerchiamo di mettere in evidenza alcuni aspetti del film che saranno funzionali poi a rispondere alla domanda che cercheremo di proporre alla fine sera, che è la situazione in Italia di collaborare con noi. Cioè, come viene a definirsi nel film la figura del protagonista, del migrante, di Vidal. In questa seconda sezione, film come opera storiografica, abbiamo preso in considerazione alcuni dei tanti elementi presenti. In modo particolare, abbiamo raggruppato tre categorie. Allora, la personalità di Vidal, del protagonista, il suo incontro con la città di Calais e quindi alcune osservazioni sulla città proprio come luogo fisico, soprattutto come luogo fisico che lo accoglie, e in terzo luogo invece la città come luogo relazionale, quindi come Vidal incontra quale tipo di relazioni si vengono a creare tra Vidal e le persone che incontra in questa città. Sì, allora, in questa scena che proponiamo si svolge a casa del istruttore di nuoto, di Simone, e si può vedere poi l'incontro di questi due personaggi. Emerge chiaramente come Vidal abbia degli obiettivi e un carattere piuttosto definito. Sottolineiamo questo aspetto di identità che comincia a delinearsi. Noi naturalmente non possiamo fare le scene del film, però vi mostrerò alcuni esempi proprio per farvi vedere come Vidal ha un personaggio con una sua personalità già molto definita. Non entra in crisi
un paragone, un confronto che si può fare con un altro film molto importante nella filmografia della storia delle migrazioni, che è Pane e Cioccolato di Pisato del 73. E qua notiamo caratteristiche molto molto diverse rispetto al personaggio di Milan. Tanto notiamo che il centro, il focus è sul personaggio che migra, Manfredi. In questa immagine lo vediamo con i capelli un po' biondi, un po' il suo colore reale e i capelli biondi. Questa scena che vediamo è sempre una scena, diciamo, di una partita di calcio, anche in casa di Simone c'è una partita, la partita del Manchester United, qua c'è un'altra partita, questa scena è molto famosa, ci piaceva farla vedere. Quando Manfredi arriva, film ambientato in Svizzera, quindi Manfredi è un migrante italiano, porta, svolge diversi lavori, e in particolare ora svolge la funzione di cameriere, si è stufato di essere sempre riconosciuto come italiano, si è appena tinto i capelli biondo, entra in questo locale verso gli svizzeri, e guardate anche l'atteggiamento molto curioso che ha inizialmente, un atteggiamento molto sostenuto. Sì, qua avete capito come sia molto diverso il personaggio, è una figura ambivalente Manfredi in questo film, quindi è compromettata da voler essere svizzero, voler adeguarsi all'identità del paese dove è arrivato, invece il suo cuore che batte forte per la squadra, la sua serietà. Film usato molto intelligente secondo noi, perché è molto ironico, anche basti dire che alla fine del film Manfredi, stufo della Svizzera, decide di prendere il treno e tornare, ma a sua volta stufo dei compatrioti sul treno che suonano la chitarra, mangiano di tutto il salame eccetera, alla galleria del Sempione tira il freno di emergenza e decide comunque di rimanere in Svizzera. La cosa che mi interessava è vedere proprio queste due figure come sono diverse. Di là molto sicuro, con un progetto utopico forse, ma molto determinato, e invece Manfredi un personaggio molto controverso, ancora fra questi due mondi molto, molto diversi. Sì, la seconda parte, il secondo aspetto che volevamo analizzare è quello della città di Palermo, città con il mondo fisico, e le difficoltà che incontra un migrante in area di questa città. Vediamo due scene prima di tutto di questo, relativamente a questo aspetto. Si potrebbe allargare questo discorso anche con dei discorsi
successiva che abbiamo giudicato importante è l'accoglienza ai migranti, quindi l'accoglienza che è fatta in Francia, e questa l'abbiamo divisa in tre ambiti. La scena, per esempio, la prima è l'accoglienza che viene fatta istituzionalmente, quindi dalla polizia, dallo Stato francese. Ovviamente abbiamo già parlato ai ragazzi delle leggi di Sarkozy, quindi loro già sanno di cosa, già sanno di cosa si, qual è l'atteggiamento, diciamo, della Francia. Però ci piaceva vedere più in particolare una scena come questa, in cui si vedono, per esempio, l'arrivo, cioè, che è successiva quella dell'arresto del camion, qui i migranti vengono schedati. C'è la scena di cui parlavamo, la facciamo vedere, la raccontiamo, al commissariato Simone, l'istruttore di moto, viene praticamente fortemente costretto, diciamo, dal commissario di polizia a smettere il suo atteggiamento di protezione nei confronti di Bilal, e una frase che ci ha colpito è questa: abbiamo forti pressioni dall'alto per incastrare un volontario, perché la moglie, l'ex moglie di Simone, è un volontario che accoglie i migranti, quindi dice: noi potremmo, o forti pressioni per dimostrare l'opinione pubblica che i volontari spesso commettono atti illeciti, quindi stai ben attento perché potremmo agire fortemente nei confronti di volontari. Saltiamo questa scena e direi passiamo invece all'incontro di Bilal con i cittadini di Calais. Anche qua abbiamo messo a fuoco due situazioni, di cui vediamo la prima, mentre vi raccontava la seconda. Bilal e altri migranti entrano in un supermercato per comprare alcuni beni di prima necessità. Questa è la presenza. Vediamo Simone e Mariano. Lasciamo leggere.
parola lo mette in evidenza come a colpirci sono soprattutto le masse che noi in questo scorcio di secolo abbiamo identificato attraverso le culture, ma appare chiaramente vicino a quali sono le culture, chi sono le culture, noi incontriamo degli esseri umani, quelli che scendono dal balcone sono uomini affamati, non sono culture. Esatto, quello qui, al contrario, diciamo, quello che Bilal ha sperimentato in commissariato presso il giudice, o al contrario di quello che avviene con gli abitanti di Calais, vediamo invece l'atteggiamento di Simone. L'atteggiamento di Simone è proprio quello che prefigura le tre frasi che abbiamo commentato di Manuale, cioè finalmente nell'incontro fra Simone e Bilal si è un incontro fra individui, fra persone. Più frasche o di come poteva avvenire, diciamo, negli incontri che aveva per esempio Manfredi, Pancio. Simone, lo vediamo all'inizio del film, è molto disincantato sulla sua vita. Simone, il maestro di moto, sembra portare avanti dei gesti ormai un po' più di significato nel suo lavoro, vede, incontra questo ragazzo giovane che vuole, che chiede di nuotare, a ruotare e sembra reagire con molto distacco, quasi in certe scene fino addirittura quasi un po' violento nel voler risolvere. A un certo punto però Simone viene toccato dal progetto di là, quando si rende conto che invece Milano si sta muovendo non per forse i motivi che lui immaginava, per motivi economici, magari questi ci sono anche, ma quando si accorge che ha un progetto molto chiaro, ha degli ideali, ha alla fine una donna che lo aspetta, viene molto toccato e quindi inizia un vero contatto fra quei individui. Sì, abbiamo dimenticato di dire che il rapporto tra Bilal e il sito di moto nasce perché Bilal è talmente determinato a raggiungere Londra che ha deciso di imparare a nuotare per attraversare la manica a moto. Farebbe vedere quindi la scena nel momento in cui Simone diciamo, cambia atteggiamento, quindi da un atteggiamento di preconcetto, prevenzione, invece succede qualcos'altro. Interessante è un ulteriore tentativo di Simone di dissuadere di là dal suo progetto un po' folle di attraversare la manica, portandolo proprio davanti al mare, prestando la sua volontà. Direi ancora questa, significativa. Un agente di storia. Noi possiamo andare con gli indizi attraverso queste scene che avete visto, perché fra poco vi porteremo quella domanda che abbiamo già anticipato un paio di volte, cioè qual è il ruolo, qual è la funzione del migrante nella società. Vorremmo però fare prima insieme a voi una considerazione. Innanzitutto vediamo una scena del film, però per cercare un'altra scena del film, per cercare di capire come il regista, attraverso una brevissima battuta che adesso andiamo a cogliere, quale tipo di lettura vuole dare del fenomeno che abbiamo visto, cioè l'accoglienza nei confronti dei migranti da parte delle leggi e delle istituzioni francesi. E dal momento che Simone risponde con una certa assenza rispetto al problema, lei ribadisce il concetto e dice: ma ti rendi conto di quello che è successo? Vuoi che ti venga un libro di storia? A questo punto a me sembra che la relazione con un certo periodo storico è ben chiara e finita, quindi il regista ha voluto dare una sua, ha voluto comunicare molto chiaramente che cosa pensa rispetto al problema di cui abbiamo parlato finora, cioè dell'attenzione all'incontro nei confronti dei migranti da parte della Francia. Però noi, così, parlando, discutendo a lungo di questo film, ci siamo fatti qualche altra idea, e soprattutto questa idea riguarda la risposta alla domanda che facevamo prima: qual è il ruolo del migrante? È cambiato qualcosa rispetto al passato nell'analisi della figura del migrante attraverso questo film? Non solo attraverso questo film, forse avete visto recentemente Terraferma, che è uscito direi intorno a novembre, e anche lì i protagonisti hanno una interazione molto forte
forse meno verbale, forse più legata alla gestualità, alla mimica, alla comunicazione non verbale, però anche lì succede un fenomeno simile. Filippo, il ragazzo dell'isola dove arrivano i migranti, in particolare arriva la famiglia, anche con i figli profughi, ha un cambiamento radicale dall'inizio del film alla conclusione, un po' come succede a Simone. E allora vorremmo parlare con voi di questa questione, possiamo ragionare su questo fatto? Che cosa succede? Qual è la nuova? C'è una nuova analisi da parte almeno della cinematografia recente rispetto al ruolo del migrante in relazione alla società che lo accoglie oppure no? Aggiungo che nei film storici sulla storia della migrazione il primo, sicuramente più importante, è l'immigrante di Charlie Chaplin nel 17, e altro film importante per gli italiani, il pane e cioccolata. In entrambi questi film lo spettatore si immedesima con l'immigrante, quindi assume un po' la sua compagnia, si fa carico delle scritture, del fatto di trovarsi in un contesto diverso, come era con Manfredi. In questi due film recenti di cui abbiamo parlato invece la situazione secondo me è un po' cioè emerge una figura completamente diversa del migrante, non è più una persona insicura, combattuta tra due personalità, ma è invece una persona che porta forse degli interrogativi. Se, avete qualcosa da dire, se avete seguito un po' il nostro ragionamento, forse un po' difficoltoso per via degli spezzoni, però questo era il momento in cui noi pensavamo di eventualmente chiedere una vostra idea, a vostro avviso la figura è simile oppure è diversa, che cosa ci dice la figura di questo film, un po' probabilmente qualcuno di più di voi l'ha visto, film come Terraferma. Per fermarsi, addirittura per popolare un nuovo mondo, allora viene in mente
stanno a tentare di produrre, ma insomma la chiave del problema è dire, ma voi chi vi credete di essere? Ossia, chi si crede di essere? Domina il Dio che decide chi è buono e chi non è buono per entrare nel mondo. C'è la figura del gendarme che è forte, ossia il ruolo delle gendarmerie nel tentativo di controllo dei flussi migratori era forte allora nelle generazioni storiche, è ancora più forte oggi, è ancora più critica la situazione da questo punto di vista oggi. Ma se mi viene ancora una persona sul cinema, difficilmente abbiamo un grande protagonista. Può essere uno sguardo positivo verso i migranti, può essere uno sguardo da fuori. Forse potrebbe essere questo. Però